Allora, però, Roberta, bisogna dire che c'è un altro ulteriore elemento che mettiamo in campo oggi, perché dobbiamo ricordarci che qualche tempo dopo la scomparsa di Denise viene trovata sepolta in un campo una bara bianca, viene naturalmente ispezionata, per fortuna è vuota, viene fatto il DNA e non si trovano tracce, però l'ex procuratore di Marsala Alberto Di Pisa dà una sua precisa interpretazione. Sentite. A un certo punto è arrivata una segnalazione anonima in cui diceva che Denise era stata uccisa e il corpo era stato seppellito in un terreno poco fuori Mazara del Vallo. Abbiamo trovato, scavando, una piccola bara bianca, vuota, che era sotterrata, sottoterra. Abbiamo trovato delle tracce di DNA, l'abbiamo comparato con il DNA di Denise, ma l'esito è stato negativo. Sta bara che ci faceva, sottoterra. Io l'ho interpretato come se avesse voluto darci un segnale, come dire, guardate che la ragazzina è morta, non c'è più. Secondo lei Denise Pipitone è viva? Io credo di sì, credo che la bambina sia viva. Roberta Bruzzone, era stato un segnale, come dice Di Pisa, che cosa voleva voluto significare il ritrovamento di questa bara bianca, per fortuna? Io credo che si trattasse di un'azione di qualche sciacallo. Ecco. Non credo che fosse un segnale particolare, credo che sia l'opera di qualche squilibrato che, come spesso accade in queste vicende, tentasse in qualche modo di introdursi, insomma, intrufolarsi nell'inchiesta per godere, anche se di riflesso, di una certa visibilità. Ricordo bene quella segnalazione, ricordo che fu drammatica quella ricerca, quando venne trovata la bara bianca fu veramente un elemento molto sconcertante, ma credo che non abbia granché valore, francamente. La ritengo l'opera di uno squilibrato che evidentemente voleva a tutti i costi far parte di questa vicenda e far movimentare energie e risorse inutilmente alla procura, né più né meno di questo. Non credo fosse un segnale, francamente. Ecco. Grazie Roberta Bruzzone, grazie ai nostri inviati. Naturalmente stasera Federica Sciarelli, con Chi l'ha visto, tornerà con nuovi elementi su questa vicenda. La seguiamo.